Buongiorno e benvenuti a Ci vediamo in camera, il nuovo format di informazione e di intrattenimento che coinvolge ben 36 camere di commercio italiane all'estero e che fa parte del progetto True Italian Taste, realizzato da Assocamere Estero e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Vi presento subito il mio compagno di viaggio, perché lui è giornalista e critico gastronomico. Ciao Luca Iaccarino! Ciao Cristiana, buongiorno a tutti! Luca, come sai, Ci vediamo in camera è un format che vuole valorizzare il nostro prodotto, quello autentico, agroalimentare, ma anche fare una riflessione su uno dei problemi che più minacciano l'economia italiana e il nostro Made in Italy all'estero, l'Italian Sounding. Infatti io oggi non sono arrivato da buon italiano a mani vuote, ma ti ho portato questa cloche da grande ristorante. Ma che carino, per me? Sì, è per te, ma in realtà per avviare il tema della puntata. Ogni puntata avrà un tema specifico e quello di oggi è qua sotto. Lo scopriamo subito? Lo apro. Vai. Il tema di oggi sono i latticini. Freschissimi, tra freschissimi, c'è una mozzarella che sta piangendo, una ricotta, un parmigiano. I latticini sono la cosa di cui parleremo oggi, sono tra i più imitati al mondo. E allora io direi, sei pronto? Prontissimo. Partiamo. Vi ricordiamo che questa puntata e tutti i contenuti ovviamente li ritrovate anche sui nostri canali social e quindi la nostra pagina Facebook e Instagram True Italian Taste, il nostro sito internet www.trueitaliantaste.com e anche su LinkedIn con la pagina Assocamere Estero. Luca, ma tu sai esattamente che cosa intendiamo per Italian Sounding? Guarda, lo sapevo già, ma ho studiato per dirla bene, bene, bene. È l'utilizzo di parole, immagini, indicazioni geografiche che evocano l'Italia per commercializzare prodotti che in realtà in Italia non sono fatti, non sono made in Italy. Però non so bene, ma so che tu sei preparata su come sia nato. Beh, certo. Sicuramente è nato dalla passione che contraddistingue noi italiani che, emigrando nel mondo, siamo poi diventati dei fenomeni per ricette, per sapori, per saperi e via via è diventato un business. Secondo te però le persone sapranno che cos'è l'Italian Sounding? Guarda, non ho idea, bisognerebbe andare nelle strade e chiederlo in giro. Ci sono andata io, sono andata a chiederlo in giro. Guardate qui. Eccomi Luca, sono in un mercato cittadino, come vedi, ed è proprio qui che chiederemo alla gente quanto ne sa dell'Italian Sounding. Andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Se le dico Italian Sounding, a lei che cosa viene in mente? Non lo so. Non ne ho mai sentito parlare. Non sono informatissimo sul tema. Secondo lei perché tutto il mondo copia il nostro Made in Italy? Perché è il migliore del mondo. Diamo i prodotti più buoni del mondo. Perché comunque è un prodotto eccezionale. Perché siamo i migliori. Siamo i migliori. Ma lei mangerebbe un parmigiano spacciato per Made in Italy che Made in Italy non è? No. Neanche se costasse meno? Se fosse obbligato. Assolutamente no. Ma lei lo comprerebbe se costasse di meno? Assolutamente no. Comunque a supportare il nostro Made in Italy abbiamo esperti, professionisti che ogni giorno difendono i nostri brevetti, il nostro know-how, la nostra esperienza e soprattutto fanno corretta informazione, come accade per l'appunto per le camere di commercio estere. Il nostro viaggio parte oggi da Bangkok in Thailandia e siamo collegati con Michele Tomea, che è segretario generale della Camera di Commercio thailandese. Tomea, buongiorno, benvenuto, grazie per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi, intanto grazie dell'invito e dell'opportunità. No, è un piacere per noi, perché io faccio critico gastronomico, adoro la cucina thailandese, ma immagino che ugualmente in Thailandia sia molto amata la cucina italiana. Il tema di oggi sono i latticini. Quindi la prima domanda che le faccio a Tomea è quanto si consumi nei latticini italiani in Thailandia e quanto eventualmente ci sia il problema dell'Italian Sounding? Allora, la cucina italiana in Thailandia è famosa, è probabilmente tra le top, seconda solo a quella giapponese, anche per una questione di vicinanza. La cucina italiana si trova in ristoranti di alta qualità e allo stesso tempo si trovano prodotti italiani in supermercati anche di non solo di alto livello ma anche accessibili al consumatore. Allora, riguardo i latticini, i thailandesi hanno iniziato a consumare latticini in maniera diciamo all'europea quasi 20 anni fa. Diciamo i formaggi a pasta morbida sono quelli che magari la fanno da padrone e qui entra in campo in gioco la nostra mozzarella, entra in gioco la mozzarella di bufala
e allo stesso tempo formaggi a pasta dura che magari sono più conosciuti magari come condimento, come il parmigiano reggiano, si trovano sugli scaffali dei supermercati. Allora, noi come Camera di Commercio monitoriamo sia la parte della GDO, quindi della distribuzione sul supermercato, che la parte Horeca, quindi il prodotto che dal food service arriva all'interno del ristorante. Abbiamo prodotti di diverso genere, quindi sicuramente Bangkok è una capitale internazionale, ci sono molti competitor, però quella che è la mozzarella, la tipica caprese che si fa come starter, è molto amata localmente. Mozzarelle, quindi mozzarella di bufala, le pizze, anche molte pizzerie utilizzano ovviamente mozzarella italiana, e senz'altro è interessante. Un'ultima cosa da dire, per non prendere troppo tempo, è che si trova comunque Italian Sounding locale e venduto, quindi ad esempio un prodotto che ci ha fatto sorridere trovare sugli scaffali dei supermercati, la zottarella. Eccola! La celebre zottarella, ne stiamo parlando da giorni perché ci appassiona. Prima lei parlava dell'attività della Camera di verifica, perché una cosa è la diffusione della cultura, una cosa sono i cuochi, i prodotti italiani, ma poi c'è un controllo, un monitoraggio costante, no? Immagino, per contrastare il fenomeno dell'Italian Sounding. Sì, è un discorso che apre più fronti di educazione. Ovviamente il ristoratore impegnato utilizza il prodotto Made in Italy, quindi si avvale di tante aziende che fanno food service con italiani che importano prodotti di alta qualità. Ma voglio citare ad esempio in Thailandia, nonostante i dazi di importazione, si trovano prodotti come il caviale italiano, di aziende italiane, si trova a Bottarga, si trovano prodotti anche costosi che vengono utilizzati. Dove troviamo l'Italian Sounding, dove salta all'occhio, è il thailandese che si affaccia alla ristorazione italiana e tende ad acquistare un prodotto simile, tipo gli oli extravergini ma spagnoli, oppure oli extravergini o oli, diciamo, di spremiture di origine europea, per dire. In quel caso lì è difficile a volte fare un processo di educazione, però ovviamente siamo attivi da tanti anni, la nostra camera è aperta da oltre 42 anni in Thailandia e monitoriamo assieme ai ministeri ma anche alle aziende di food service quelli che sono dei prodotti assolutamente che si avvalgono della bandiera italiana per vendere un po' di più ma non hanno nulla di italiano. Come può, Tomè, un piccolo produttore italiano potersi inserire in un mercato come questo in Thailandia? È una bella domanda. È assolutamente quello che noi consigliamo a un'azienda che magari ha piccole dimensioni, è quella di appoggiarsi a un consorzio. Quindi una cosa che possono fare già sull'Italia è appartenere a un consorzio di aziende e provare a offrire un pacchetto diversificato di prodotti che però siano di interesse e di appeal per quello che poi diventa un distributore locale. Un argomento davvero molto interessante. Tra l'altro noi abbiamo proprio in programma un collegamento con dei consorzi, tra cui quello del parmigiano reggiano. Sì, che incontriamo tra poco. Volevamo chiederle qual è la diffusione e anche la questione Italian Sounding sul parmigiano reggiano nel suo paese. È una bella lotta, però una cosa positiva è il parmigiano reggiano si trova venduto sia al supermercato che consumato nei ristoranti. Quindi è facile vedere chef che preparano risotti mescolati addirittura nella forma originale di parmigiano reggiano, e allo stesso tempo però subiamo una forte competizione da altri paesi come, non so, il famoso parmesan australiano, e ce n'è di tutti i colori, quello va detto, e bisogna educare il consumatore, quello assolutamente è prioritario. Bene, allora noi Tomè la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Il nostro viaggio però continua adesso. Assolutamente sì. E io ti porterei da un'altra parte del mondo per parlare ancora di Italian Sounding. Luca, continuiamo a parlare di Italian Sounding andando a Hong Kong, dove vedo già collegati due ospiti. Abbiamo infatti il segretario generale della Camera di Commercio Italiana, Ilaria Bonomi, affiancata da uno chef, lo chef Scognamiglio. Benvenuti! Buongiorno! Buongiorno! Grazie a voi per essere con noi, è bello viaggiare per il mondo e scoprire cucine, esperienze diverse. Bonomi, parto subito da lei. La cosa che le chiedo è, a Hong Kong quanto la cucina italiana è amata e quanto viene riconosciuta quella autentica?
Allora, Hong Kong devo dire che è popolata da molti amanti della cucina italiana. Fino a poco tempo fa era caratterizzata da un flusso turistico molto forte da parte della Cina continentale e diciamo si sa che da questa parte del mondo la cucina italiana è molto amata e soprattutto è molto riconosciuto il prodotto autentico. Quello che stavo discutendo prima con il nostro chef è che a Hong Kong la popolazione locale ha un livello di cultura dal punto di vista culinario abbastanza avanzato. Ci sono molte persone che hanno studiato fuori, che hanno viaggiato il mondo e quindi il prodotto italiano autentico viene riconosciuto e le persone sono desiderose di conoscere e di imparare. Basti pensare che a Hong Kong c'è l'unico ristorante italiano con 3 stelle Michelin fuori dall'Italia. Per cui diciamo la cucina italiana e il prodotto italiano viene riconosciuto e viene molto apprezzato da locali e anche da comunità internazionale. Ci dice il nome dello chef 3 stelle, perché a questo punto la curiosità è Umberto Bombana, non mi sbaglio? Umberto Bombana, sì. Ah, no, perché celeberrimo è un grande alfiere del Made in Italy, ma anche Scognamiglio, lei fa questo mestiere e anche lei racconta il cibo italiano. Visto che avete una clientela colta, no? Da un certo punto di vista, si riesce a veicolare il vero cibo italiano e a spiegarlo, a raccontarlo? Sì, riusciamo. Ovviamente rispetto a, per esempio, se andiamo ad analizzare Hong Kong come città, in tutta l'Asia io direi che è quella molto più aperta su questo punto di vista, ed è dovuto ovviamente alla clientela che c'è. Il lavoro è in continuo progresso, direi. Ovviamente il 90% dei nostri clienti non sono italiani, e quindi molto spesso mi è capitato di dirmi che forse siamo noi che dobbiamo adattarci ai loro gusti, alle loro aspettative, ma in realtà la risposta è che c'è bisogno che noi insegniamo quali sono i nostri sapori, la nostra storia culinaria. Quindi è un continuo lavoro di sviluppo e di, diciamo, di insegnamento. Bonomi, torno da lei, perché la cultura italiana gastronomica si fa al ristorante, ma si fa anche sugli scaffali del supermercato. Oggi in particolare parliamo di latticini, le chiedo com'è, c'è tanto Italian sounding sugli scaffali dei supermercati di Hong Kong? Sì, ce n'è. Allora Hong Kong, diciamo, è caratterizzata, secondo me, c'è la presenza di quelle che io chiamo boutique, che non sono altro che negozi specializzati nella vendita al consumatore finale di prodotto italiano autentico, quindi che siano latticini, che siano affettati, che siano carne, tutti di cui si conosce l'origine e che sono appunto autentici dal punto di vista proprio del termine in sé. Mentre chiaramente al supermercato, nella grande distribuzione, il rischio di trovare Italian sounding è ancora forte. Bonomi, quanto incide la questione dei dazi sulle esportazioni del Made in Italy? No, allora, Hong Kong, essendo una regione ad amministrazione speciale della Repubblica Popolare Cinese, si colloca nel concetto di One Country, Two System e quindi detiene una forte indipendenza rispetto alla Cina continentale dal punto di vista del commercio estero. Hong Kong rimane un porto franco, nel quale diciamo c'è esenzione di tutte le tariffe doganali per la maggior parte dei prodotti, fatta eccezione per i tabacchi, per i prodotti alcolici con gradazione alcolica superiore ai 30 gradi e per alcuni derivati del petrolio. Per cui alle aziende, diciamo, che vogliono iniziare ad esportare nel mercato di Hong Kong non sono richieste particolari sforzi, diciamo, sia dal punto di vista della regolamentazione che dal punto di vista economico, diciamo.
Scognamiglio, torno da lei per un'ultima domanda, per una curiosità anche. Cioè, mi piacerebbe, prima parlavamo della differenza dei gusti, capire qual è il piatto italiano che nella sua versione autentica incontra di più i consumatori di Hong Kong, cinesi e anche i viaggiatori che passano da voi. Spaghetto al pomodoro. Ah, la cosa più semplice, cioè, apparentemente tra i piatti più semplici, che però richiede una grande tecnica, richiede il prodotto soprattutto. Bene, vi ringraziamo moltissimo. Grazie per averci dedicato il vostro tempo, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Evviva gli spaghetti sempre, col pomodorino del Piennolo. La semplicità della cucina italiana. Una cucina di prodotto, quindi è giustissimo. Arrivederci, grazie, grazie davvero. Beh, avete capito quindi che i prodotti caseari italiani sono in assoluto quelli più copiati nel mondo. Basta un dettaglio, che il clone è servito. Guarda, un problema enorme, perché tutti i prodotti caseari, certamente il parmigiano, il gorgonzola, la mozzarella, ma tutti gli altri, sono continuamente imitati. E questo è un danno enorme per il comparto italiano. Ed è proprio per questo che è importante fare una corretta informazione, tracciare i nostri prodotti ed etichettarli in modo corretto. Ma adesso ti faccio un regalo. Mi piacciono i regali. Lo so, perché stiamo per collegarci con uno chef. No, io adoro i cuochi. Lo so che sei sensibile all'argomento. Ci colleghiamo con il segretario generale della Camera di Commercio di Singapore, Giacomo Marabiso, e con lo chef Diego Chiarini, che è in collegamento dal suo ristorante, giusto? Esatto, sì. Buongiorno. Buongiorno Marabiso. Salve, buongiorno. Buongiorno, che bello vedere una giacca da chef, Chiarini. Io sono un grande frequentatore di chef, non vedo l'ora di venire a Singapore appena si potrà. Senta, nella puntata di oggi parliamo di latticini italiani, di Italian Sounding. Io so che lei fa la sua parte per difendere i formaggi italiani, tant'è che ha una cheese room. Ci spiega che cos'è? Beh, è praticamente una camera di affinamento di cui tengo i formaggi in aria condizionata, quello che posso fare. Quindi a temperatura di 17 gradi, quindi siamo sull'equatore. E l'umidità la tengo all'85%. Quindi faccio arrivare i formaggi dall'Italia e li metto nella cheese room, che è apparente, quindi il cliente li vede. E quando faccio taglio i formaggi, mi vedono tagliare i formaggi. Ah, che meraviglia! Quindi lei dimostra che la comunicazione è importante, cioè bisogna far vedere e conoscere i prodotti, non solo servirli. Beh, esatto, sì, bisogna farli vedere, assolutamente. Le ragioni in cui l'avevo fatta è stata prima di tutto per farla vedere ai clienti. Poi, datato nel 2004, il formaggio qui in Asia non lo mangiava nessuno. Infatti sono stato il primo a importare la burrata, quindi che oggi la burrata è da tutte le parti, però nel 2004 non esisteva neanche, non sapevano cos'era. E la seconda ragione per avere dello stock, chiaramente, perché non c'era tanto arrivaggio. Scusate, a furia di parlare in inglese faccio... Non si preoccupi, non si preoccupi, anzi fa molto internazionale. Ci piace. Faccio delle grigliate miste di parole. Quindi rimanere in tempo. Dentro, li mettevo come uno stock, è diventato proprio una formaggeria. E poi la terza ragione è perché è una cosa che ho sempre odiato, essendo piemontese, ho sempre odiato tagliare il formaggio che viene fuori dal frigo immediatamente, quindi è sempre duro. Quindi devi aspettare un attimino che venga alla giusta temperatura. Quindi tenendolo a giusta temperatura decantina, quando taglio il formaggio lo metto sul piatto ed era già pronto da degustare. Quanto si sente un ambasciatore del cibo italiano facendo il cuoco a Singapore? Beh, essendo cuoco sei già automaticamente un ambasciatore, e quindi il nostro lavoro dobbiamo cercare nel ristorante di dargli un pezzo d'Italia. Quindi prima che vada, quando entro nel ristorante devono sentirsi già in Italia, prima di tutto. Poi essendo italiano e cuoco, e quindi alla fine diventa automatico, ecco. L'unica certo. cosa da fare è non distruggere, ecco, tutto lì. tecnicamente. Marabiso, una domanda anche per lei. So che a Singapore viene importato il 95% del cibo. Che opportunità è questa per l'Italia? Singapore, avendo un territorio molto limitato, non è indipendente per la parte cibo, quindi importano praticamente tutto. Questo è il motivo per cui, sebbene ci sia un'autorità veterinaria che ha anche delle restrizioni abbastanza forti, dall'altra parte l'importazione di cibo non è tassato, così come tanti altri prodotti.
per l'Italia è un'opportunità importante, perché Singapore, per quanto sia un mercato di circa 5 milioni e mezzo di abitanti, in un periodo non Covid, conta all'incirca 15 milioni di arrivi all'anno tra business, quindi eventi, fiere e turismo. Ed è un po', diciamo, l'hub per quello che riguarda tutto il sud-est asiatico, ma in realtà sempre di più l'Asia Pacific. Quindi essere presenti a Singapore non significa solo servire un mercato tutto sommato limitato, ma significa cercare un modo per approcciare poi un mercato più ampio, come quello per esempio dell'area ASEAN, che attualmente conta circa 660 milioni di abitanti, con dei PIL pre-Covid che erano tutti in crescita, e dove in alcune aree soprattutto è molto importante anche la parte turistica, penso per esempio alla Thailandia, ad alcune aree dell'Indonesia e ad altri paesi. Quindi è importante essere a Singapore non solo per la città-stato, ma con una visione regionale. Di per sé Singapore è anche, diciamo, un grande vantaggio per i prodotti di alta qualità italiani, che ha un reddito pro capite molto alto, un potere d'acquisto molto alto, quindi diciamo è più facile poter servire e proporre i prodotti di alta qualità, di alto livello, è corretto? Sì, è corretto. Singapore vanta uno dei redditi pro capite più alti del mondo, in più vanta anche una composizione a livello di abitanti molto particolare, quattro etnie principali, però anche appunto la comunità di espatriati è molto ampia e rappresenta per esempio una buona parte di comunità è australiana piuttosto che europea o nordamericana, e quindi vi sono richieste diverse, palati potremmo dire diversi, e questo amplia ancora di più le opportunità per i prodotti italiani, sia nel food service sia anche nel retail. Più in generale le chiedo quali sono i formaggi italiani che lei conserva nella sua cella e se alcuni di questi sono imitati a Singapore. Lei ci raccontava che a Singapore la cultura del formaggio è molto recente, no? Ma sono già arrivate anche dell'Italian sounding? Prediligo, non perché è piemontese, ma perché si preservano molto meglio, sono formaggi tipo le Tome, gli Asiaghi, tutti i formaggi di Baccini, di mucca, quelli si preservano molto meglio che i pecorini. I pecorini soffrono un po' troppo nella camera dei formaggi, devono stare a una temperatura un po' più bassa, che comunque prendo in piccole porzioni e quindi li finisco molto velocemente. Poi per quanto riguarda l'Italian sounding, purtroppo siamo in mezzo a un minestrone. Sounding ce ne sono tanti. Ce ne racconti qualcuno? Siamo curiosi. Sì, siamo curiosi, ci faccia soffrire. Che mi disturba di più, a parte il nome, è che mettono anche la bandiera italiana. E quindi quello proprio trae molto in inganno il cliente nel retail. Quindi quello è una cosa che si vede molto spesso, anzi praticamente da tutte le parti. Essendo, in realtà lo faccio tutte e due, sia a Chiarini che a Marabiso. Essendo Singapore un paese che importa molto e che è anche un hub, i due grandi paesi che esportano cibi di altissima qualità sono l'Italia e la Francia, no? C'è un po' un derby, Cristiana, tra queste due culture gastronomiche. Come facciamo a rivaleggiare? Allora, c'è da fare una considerazione. Storicamente la Francia era presente nell'Indocina, quindi certo, hanno già, diciamo, un vantaggio competitivo da quel punto di vista. Inoltre, grazie anche al fatto che alcune loro catene distributive, penso per esempio a Carrefour, era presente su Singapore, è stato presente per parecchi anni, questo ha aiutato notevolmente i prodotti francesi ad essere presenti quando c'era Carrefour, ma anche quando Carrefour è andato via, a rimanere distribuiti all'interno del paese. Quindi sicuramente un aspetto importante per il B2C, quindi a livello retail per l'Italia, è importante, è strategico avere una catena, una GDO che possa andare all'estero, che possa quindi presentare un'ampia gamma dei nostri prodotti. Sulla parte invece più anche relativa al food service, lascio ovviamente a Diego, anche se vuole approfondire. Ok, per quanto riguarda tutti i prodotti fatti dai nomi, con nomi italiani, che non sono italiani, secondo me bisogna andare dalle nostre origini. Noi abbiamo avuto 100 anni fa tantissimi immigrati dovuti al problema in Italia, che non c'era lavoro, sono andati quindi in Australia, in America, sono andati tutte pari. Quindi era gente, contadini, poveri, sono arrivati con le famiglie, quindi cosa hanno fatto? L'uomo ha fatto il muratore e la signora ha aperto il ristorantino. Uh-huh. Quindi dove si sono trovati hanno fatto i spaghetti meatball in America, in Australia peperoncino e baccalà, che ne so, tutte quelle cose.
Quindi i figli sono nati di origine italiana, però sono nati in loco, però si sentono italiani, infatti parlano un italiano strano gli australiani, ad esempio. Quindi dopo due o tre generazioni, chi ha voluto fare ristorante o chi ha voluto fare prodotti locali l'ha chiamato di conseguenza con nomi italiani, ma non per sfruttare l'Italia, perché comunque sono sentiti italiani. Questa è la nostra base di storia. Invece i francesi, quando sono usciti, quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando loro sono usciti come professionisti. Io parlo da cuoco, Quindi quando arrivavano i francesi, sono arrivati i professionisti, quindi quando arrivavano, arrivavano con i Bordeaux, i vini, arrivavano con i formaggi, arrivavano con l'ambasciata, arrivavano proprio con aerei e facevano delle promozioni. Quindi nella mentalità nel mondo, ma specialmente in Asia, quando il cliente va a mangiare francese sa che deve spendere di più, tecnicamente. Certo. E quando va a mangiare italiano sanno che è più casual, che è un nostro aiuto nel ristorante. Quindi quando devono invitare clienti andiamo al ristorante italiano, che è una cucina che piace a tutti. Ragione Chiarini, assolutamente. Però penso che appunto i progetti proprio come questo, come l'ospitalità italiana, tentino proprio di recuperare, diciamo, no, quel gap che abbiamo avuto rispetto ad altri paesi. Ho ancora una domanda per Marabiso, veloce, però lei prima ha citato una cosa importante, che è la grande distribuzione. Cioè, quanto si può fare per far arrivare i prodotti italiani di qualità nel vostro paese collaborando con la GDO? Qui allora dobbiamo dire che Singapore a livello di GDO sono anche abbastanza aperti alle collaborazioni, quindi sarebbe importante però lavorare facendo massa critica, quindi facendo anche sistema, no? Noi molto spesso in Italia, lo sappiamo benissimo, abbiamo moltissimi imprenditori bravissimi ma comunque con dimensioni aziendali abbastanza ridotte, e quindi anche il loro potere di andare all'estero è comunque ridotto rispetto ai grandi gruppi. È importante continuare a fare il sistema, quindi continuare a fare quel lavoro che fanno anche le ambasciate, che fanno le camere di commercio, che fa l'ICE, di supportare le aziende nell'espansione, però che sia un'espansione a lungo termine, che non sia solamente fare export, nel senso di vendere, ma di stabilizzarsi nel territorio, di far conoscere il prodotto e di stare a scaffale. L'aspetto importante per quanto riguarda poi la parte appunto di GDO è continuare a sostenere le aziende e mantenerle a scaffale anche nei momenti magari in cui c'è un calo delle vendite o un trend diverso. Senta Chiarini, le chiedo solo un'ultima cosa, il nome del ristorante, perché non l'abbiamo detto, mannaggia. È un nome, si chiama Oso. Bene, ce la segniamo, Ma perché, voce del verbo osare? Osare, sì, perché dopo tutte queste esperienze che mi sono fatto, faccio quello che voglio, osiamo. Bravo, si fa ha così. Ragione. Grazie per essere stati con noi, davvero, è stato molto interessante. Sai che mi è venuta fame? Sì, ma io te la faccio passare subito. Cioè? Una rubrica nuovissima che si chiama Made in Italy, scritto proprio Made in Italy, quindi si vede che è un po' tarocco, in cui ti faccio vedere delle immagini che abbiamo trovato sul web di prodotti che te la faranno passare. Guardiamola. Guardiamola. Sai che avevi ragione, sai? Non ho più fame. Preferisco passare alla prossima rubrica, l'innovazione del riccio di Simona Riccio, LinkedIn Top Voice Agri-Food Organic Specialist. Infatti Simona si occupa di aziende innovative italiane, assolutamente made in Italy, che difendono i prodotti italiani dall'Italian Sounding. Ciao Simona! Ciao Simona! Ciao, ciao Luca! Ciao Cristiana, ciao Luca! Buongiorno! Grazie ancora! Ma grazie a te. Dici subito di che cosa ci vuoi parlare in questa prima puntata. Allora, so perfettamente che voi parlate in questa puntata di latticini. Parliamo subito di Italian Sounding, dove sappiamo, o forse no, che i latticini, quali parmigiano, mozzarella, pecorino, gorgonzola e grana, sono prodotti che in più, in assoluto, ci copiano all'estero. Quindi in qualche modo bisogna pur tutelarlo. Soprattutto in fase di pandemia abbiamo visto quanto, soprattutto sul web, quasi terra di nessuno, le persone hanno trovato delle fake news. Parliamo quindi di innovazione anche digitale.
come sappiamo, sempre di più le persone acquistano online laddove dall'altra parte qualcuno mette delle informazioni. Se vogliamo parlare di social network, che sempre in fase di pandemia sono stati principi come app utilizzati dalla maggior parte delle persone nel mondo, sempre di più ne emerge un problema. Siamo sicuri che esistano prodotti veri e soprattutto comunicati in maniera efficace e veritiera? Non sempre, e soprattutto sul web, dove appunto è un potere di nessuno perché nessuno va a monitorare i contenuti, laddove il brand, cioè l'azienda produttrice o distributrice, non comunica in maniera corretta, quindi alzando la brand reputation, c'è il rischio che venga condivisa una fake news. Che cosa succede in questo caso? Ce lo chiediamo anche noi. Esatto, allora abbiamo cercato un po', come dite voi, delle aziende, delle nicchie che di innovazione si occupano per alzare i livelli e quindi tutelare il nostro made in Italy. Di chi parliamo oggi? Di Emerge. Allora, Emerge è una piattaforma, quindi siamo sempre sul digitale, che è formata da un team di amanti del cibo. C'è da dire che bisogna sempre essere amanti per tutelare questo nostro Made in Italy, con un'anima appunto digitale. Ed è una piattaforma, ho preso appunti, dove i produttori italiani che tengono al loro prodotto possono creare la propria vetrina digitale, modificabile chiaramente in qualunque momento, dove, attenzione, possono mostrare i loro prodotti ai buyer, quindi coloro che acquistano, che vendono e che accedono in piattaforma per rivendere lo stesso prodotto a livello nazionale ed internazionale. Questa vetrina, è importante comunicarla, è aperto tutto l'anno ed è gratuita ed è quindi un modo interessante per diffondere il vero Made in Italy, sia da parte dei produttori che sanno di entrare in una piattaforma digitale che è garantita da dei buyer che a loro volta possono distribuire in tutto il mondo il loro prodotto. Dall'altra parte abbiamo il buyer che è in grado di capire che c'è un prodotto ed un produttore che rivela il Made in Italy e soprattutto abbiamo un consumatore che nel momento in cui cerca sul digitale un'applicazione o una piattaforma dove trovare un prodotto garantito, lì lo trova. E quindi ancora una volta attraverso il digitale, ma con la parte umana, riusciamo a diffondere il Made in Italy, cioè il nostro Made in Italy, le nostre eccellenze italiane. Grazie Simona, alla prossima puntata, grazie. Alla prossima innovazione. Grazie, ciao, mille. Grazie Luca, ciao Cristiana. Beh, questa rubrica parte bene. Bello, bello. Innovazione e umanesimo allo stesso tempo. Un binomio che funziona.